Cari amici, cari telespettatori della Tenda TV, ben ritrovati, edizione straordinaria di News Vittoriesi. Era stata preannunciata un'ondata di maltempo per questi giorni e tutto ciò si è verificato e in alcune zone della Marca Trevigiana il maltempo ha creato molti disagi e molti danni. Con questa edizione straordinaria vogliamo raccogliere un po' di informazioni, sia per quanto riguarda alcune immagini che abbiamo raccolto anche dalle varie fonti di internet, dai social, ma soprattutto tra qualche istante ci collegheremo col sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, per sentire com'è la situazione nel nostro comune. Andiamo subito a vedere alcune immagini, intanto che fanno riferimento a Vittorio Veneto. Il meschio ingrossato, lo ricordo, la fonte di queste immagini sono alcuni social, Facebook in particolar modo. Qui vediamo a nord di Vittorio Veneto, a Serravalle, il fiume Meschio nella giornata di oggi, nella mattinata di oggi, domenica 6 dicembre. Tra qualche istante vedremo altre zone, per esempio qui siamo sul sentiero di Sant'Augusta, alberi caduti, alberi abbattuti, ma soprattutto, e ne parleremo tra poco, c'è stata una frana in Valla Pisina con la conseguente interruzione della statale 51 di Alemagna. Questa è la situazione a Vittorio Veneto, ma fortunatamente la nostra città non è stata particolarmente colpita dal maltempo quanto invece la vicina Cordignano. Queste sono le immagini che fanno riferimento alle 4 di questa notte. Il meschio ha rotto un argine e il centro di Cordignano è andato sott'acqua. Case allagate, scantinati, garage allagati, con il conseguente disagio per i cittadini. Fortunatamente non si registrano morti, però insomma la situazione è stata realmente di emergenza per tutta la notte. Squadre di volontari, e poi ne parleremo, così come tutte le forze dell'ordine, al lavoro sin dalle prime luci dell'alba, appunto, per cercare di arginare la situazione. Una situazione senza dubbio non facile. Allora, prima di collegarci col sindaco di Vittorio Veneto, io vi ricordo che appunto la nostra città fortunatamente è stata colpita in maniera lieve. Ci sono appunto soprattutto le zone più a nord di Vittorio Veneto che hanno riscontrato i maggiori danni, come la frana di cui vi ho mostrato le immagini pochi istanti fa. Però possiamo dire che la zona centrale della città è stata graziata. Ci sono anche dei problemi nella zona di Fregona, Ciser, le grotte del Caglieron sono state fortemente danneggiate dall'ondata di maltempo, ma andiamo con ordine. Ci colleghiamo ora col sindaco di Vittorio Veneto, Antonio Miatto, per sentire qual è la situazione. Buongiorno, buongiorno a voi. Allora, facciamo un po' il punto della situazione. So che lei ha monitorato la situazione che riguarda il comune di Vittorio Veneto sin dalle prime ore di questa mattina. Ancora venerdì sera abbiamo aperto il COC e abbiamo dato un messaggio così ai nostri cittadini di stare un pochettino attenti. I primi avvisaggi di qualcosa che stava arrivando sono arrivati stanotte, poco dopo le tre, dalla protezione civile regionale, che era stata contattata dal nostro cittadino che aveva avuto la casa scoperchiata. Un po' di confusione. Questo in quale zona? Fadalto Alto, di fronte, esattamente di fronte all'uscita del casello autostradale di Fadalto Alto. Un po' di confusione perché i pompieri erano fuori a destra e a manca per interventi più vari. E allora ho cercato di raggiungere quella località per rendervi conto. Comunque, diciamo così, un po' lungo la strada abbiamo potuto già vedere, ho potuto
fatto già vedere qual era la situazione, nel senso che a 9 hanno trovato i pompieri, non nostri, di altra caserma, che stavano liberando la strada da un grosso pino che era, si era messo di traverso sul statale e aveva piegato anche un palo della luce. Pochi metri più avanti c'era la stazionetta di 9, con il tetto completamente asportato, come anche uno stabile lì vicino. Mi hanno detto che avevano sentito di una frana sulla statale, erano lasciati lavorare, ho tentato di raggiungere appunto il Falalto, ma senza riuscirci, perché appena finito il rettilineo della piana di 9, dopo qualche centinaio di metri già non si poteva più salire, perché una grossa frana aveva interrotto completamente la statale. Stamattina poi abbiamo sentito che c'era anche un'altra un po' più oltre, diciamo vicino a uno degli imbocchi delle strade in entrata e uscita di Falalto Basso. Quel signore lassù questa mattina ha avuto l'intervento di ricopertura così posticcia della casa, però ha subito molti danni. Quindi possiamo dire che la zona nord è quella che ha subito più danni? Più battuta dal vento forte, folate di vento forti che hanno battuto alberi, mi hanno detto anche località caloniche che non ho potuto raggiungere. Più giù c'è stata la segnalazione invece sulla strada che porta in Maren, appena passata la località Cesure, sono andato a vedere e stavano già rappezzando un pochettino la situazione, nel senso che un corso d'acqua, un torrentizio che sta alla sinistra a scendere dalla località Maren, era stato ostruito dal materiale e l'acqua si riversava con forza sull'asfalto per scaricarsi un po' più a valle in un vallone. Un intervento di due volontari con dei mezzi agricoli, diciamo così, sono riusciti a reindirizzare grosso modo l'acqua sull'alveo naturale. Bisognerà attendere che il tempo migliori per quanto riguarda, a proposito di corsi d'acqua, per quanto riguarda il Meschio, com'è la situazione? Il Meschio, che noi monitoriamo grazie a delle centraline messe a disposizione pur anni fa dalla situazione radioamatori della protezione civile, si è comportato bene lungo tutta la notte, è sempre rimasto bello alto, ma sempre all'interno di una zona di sicurezza, ecco così, di parametri di sicurezza, cosa che non è venuta a Cordignano, dove se n'è uscito. Abbiamo visto oggi verso l'una che si alzava un pochettino pericolosamente qua da noi, per poi discendere comunque, e ho avvisato il collega sindaco di Cordignano di attendersi quell'ondata che noi abbiamo visto qua monitorando. Ecco tutto qua per il momento, però ho rilanciato l'allarme. Sì, ecco, pochi minuti fa è arrivata nel cellulare dei vittoriesi la sua chiamata registrata, in cui faceva un po' il punto della situazione, ma soprattutto dava un'altra comunicazione, che l'allerta non è finita. Sì, l'allerta non è finita, praticamente noi l'abbiamo dovuta allungare fino a lunedì sera per adesso, perché le condizioni di rischio si sono prolungate nel tempo, e quindi speriamo che non succeda niente, però può essere che la cosa si ripeta, grosso modo questa ondata si possa ripetere, speriamo di no. Ecco, l'invito ai suoi concittadini è quello di stare dentro casa. Insomma, lo capiscono tutti, ci possono essere di queste grosse folate di vento e piogge intense che possono mettere in difficoltà uno che dovesse essere, fra l'altro, impegnato con l'auto in località montana, peggio che se non in pianura, quindi almeno essere attenti, ecco.
Ecco, Sindaco, ringraziandola per la disponibilità, in chiusura un messaggio che vuole mandare al Sindaco di Cordignano di vicinanza, ma all'intera popolazione di Cordignano che è stata colpita duramente in queste ore. Un'altra volta è successo e siamo tutti lì che mandiamo messaggi molto brevi per non disturbare, ma certamente accorato sarà l'invito a chi il dovere di trovare un rimedio stabile, perché Cordignano è sempre a rischio ogni volta che ci sono di questi fenomeni un pochettino pesantini. E quindi bisognerà aiutare i cordignanesi a ottenere certi lavori pubblici che non so dire in questo momento quali possono essere, ma certamente sarà possibile mettere un pochettino più in sicurezza quella zona là, che spesso, ecco, subisce di questi danni. Ce lo auguriamo tutti Ci quanti. Grazie lavoriamo tutti, no? Proviamoci. sindaco, grazie. Se dovessero esserci Niente. altre comunicazioni da dare ai cittadini, noi siamo Sono qui a sempre qua, sono disposizione. sempre qua, sono sempre qua, tranquillo. Grazie, arrivederci. Va bene, saluti, arrivederci. E continuando a parlare della zona di Cordignano, adesso ci colleghiamo con Marco Caliandro, presidente di Prealpi Soccorso. L'abbiamo coinvolto altre volte in occasioni sempre di calamità, di eventi purtroppo che non vorremmo raccontare. Lo vediamo. Ciao Marco. Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori. Allora, anche voi eravate in prima linea dalle prime ore di questa notte, soprattutto nella zona di Cordignano. Quindi cominciamo da lì. Quali sono stati gli interventi che avete fatto e che situazione vi siete trovati davanti? Noi a Cordignano abbiamo una base ambulanza che opera ormai da 15 anni nel servizio 118, quindi siamo trovati immediatamente nell'immediatezza dei fatti con la piazza dove peraltro c'è anche la nostra sede allagata. Dopodiché sono arrivate le chiamate dal sindaco per quanto riguarda le squadre di protezione civile di cui anche Prealpi Soccorso è dotata, quindi abbiamo mandato due squadre questa mattina alle 4 sul territorio. Lo scenario è quello che vedete un po' nelle immagini, stanno passando allagamenti diffusi molto peggiori rispetto a quelli che avevamo già visto nel 2002 nelle stesse zone. Poi abbiamo rilevato insieme ai tecnici il crollo dell'argine del Mesio, che è una cosa che non succedeva da tantissimi anni, con le conseguenze che avete visto. Insomma, immaginate l'acqua del Mesio che fuoriesce in parte dall'argine. Abbiamo operato per lo svuotamento di numerosi scantinati. Le squadre stanno rientrando adesso per il cambio, perché sono dalle 4 di questa mattina che sono operativi. Stasera è previsto inevitabilmente un'altra allerta e di conseguenza ci sarà un attimo di ripristino attrezzature e poi torneremo operativi. Quindi ecco, spieghiamo, la cosa principale, diciamo, è stata come dire, il fatto che l'argine, si sia rotto, giusto? Sì, la rottura dell'argine ha provocato la fuoriuscita dell'acqua del Meschio, in buona sostanza. Di conseguenza un volume d'acqua piuttosto importante ha allagato il centro del paese. Nelle immagini si vedono chiaramente la piazza di Cordignano con gli archi allagati e gli esercizi commerciali che sono sotto il livello della piazza completamente allagati. Lo stesso è accaduto per delle abitazioni private, garage sotto lo scala e altre zone, insomma, altri luoghi di privati cittadini completamente allagati. Ecco, voi quanti uomini avete messo in campo per gestire l'emergenza e soprattutto magari i volontari appunto di Prealpi Soccorso si sono rapportati, immagino, col dramma di certe persone che hanno visto magari appunto gli scantinati allagati, ma non solo, cioè anche le auto e tutto il resto magari. Doppio dramma, nel senso che sì, innanzitutto alle 4 di mattina trovarsi la casa allagata al buio, col freddo in pieno dicembre, con le condizioni meteorologiche di questa notte, non è stato assolutamente facile né per i volontari che sono dovuti intervenire. Immaginiamo che i volontari di Preavviso Corso,
come i volontari delle altre associazioni di protezione civile, sono dei cittadini che tutto l'anno si addestrano per intervenire, in questo caso in emergenze di protezione civile. Quindi c'è stata la struttura che si è allertata, comprese le squadre sanitarie, e abbiamo dovuto intervenire in queste condizioni. Quindi la parte psicologica è sempre drammatica. Dopo è chiaro che piuttosto che ci siano perdite di vite umane, insomma, uno scadinato si svuota presto o tardi, non è il tempo in cui lo svuoti che determina l'emergenza. Fortunatamente non ci sono stati danni alle persone, non ci sono stati feriti, non ci sono stati morti. Questa è la sostanza. Ricordiamoci che stiamo lavorando in condizioni difficili anche perché c'è il Covid-19, Infatti, e quindi stavo lavorare. appunto, stavo per arrivarci, cioè dobbiamo ricordarci che appunto non c'è solo l'emergenza Covid, o meglio, siamo focalizzati da mesi, diciamo, sull'emergenza Covid, però poi anche il resto continua e soprattutto la natura a volte ci tradisce in questo modo. Lo ricordiamo gli anni scorsi, da Vaia, tutte le varie emergenze che ciclicamente, quasi mi verrebbe da dire anno dopo anno, perché insomma in questo periodo di solito insomma siamo abituati da anni a qualche evento un po' particolare, solo che emergenza si somma ad emergenza, giusto? Sì, concretamente questo è il problema. Dopo il dispositivo regionale ci ha attivato anche come squadre sanitarie, quindi abbiamo dovuto mandare due ambulanze a Posta Alpago a evacuare la locale casa di riposo con un centinaio di ospiti, insieme alle altre associazioni. C'era un impiego di 35 ambulanze. L'evacuazione fortunatamente si è resa possibile con una certa, non dico facilità, ma con minore crisi, perché i pazienti erano tutti ricoverati, insomma gli ospiti, anzi meglio dire, gli ospiti erano tutti negativi, e la fortuna è stata questa. Però insomma immaginiamo una casa di riposo allagata, dover poi procedere anche all'evacuazione con tutti i dispositivi di protezione individuale previsti per l'emergenza Covid, insomma molto, molto dura, insomma molto difficile. Quindi diciamo che i fronti sono molteplici, da una parte appunto la zona di Cordignano, dall'altra questa evacuazione della casa di riposo di Puos d'Alpago, la diamo anche come notizia ai nostri telespettatori, perché appunto verso la montagna diciamo, il maltempo si è fatto sentire, pochi istanti fa il sindaco ci diceva che anche nel nostro comune la zona più colpita è stata quella a nord. Diciamo Certo. di Vittorio Veneto. Poi andremo anche a vedere anche la zona di Fregona, Ciser, eccetera, è stata particolarmente colpita. Marco, io ti ringrazio. Se non ci sono altre informazioni o indicazioni da dare anche alla popolazione, perché no? Federico, se mi consenti una raccomandazione che è già stata fatta dagli enti, ma insomma, vogliamo ribadirla. Stiamo operando anche in zona di montagna, ci riscontriamo qualche problema di traffico, tra curiosi, tra persone che stanno trasferendosi per andare a vedere la neve in zona montuosa, eccetera. Mi raccomando, in questo momento ogni spostamento, può provocare una difficoltà agli enti istituzionali preposti al soccorso. E pertanto sarebbe opportuno che nel rispetto del DPCM già emanato per il Covid e in più per l'attuale emergenza, che ci si muova solo lo stretto necessario e per esigenze imprescindibili, altrimenti si causano dei problemi non da poco. Nell'evacuazione di Posta Alpago stiamo trasferendo gli ospiti in diverse case di riposo della provincia di Belluno e ci troviamo anche il traffico natalizio che Sì, non è che proprio. nonostante forse qualcuno ha pensato comunque di fare il ponte dell'Immacolata fuori casa, nonostante il tempo, andando a vedere la neve, ma questo crea Nonostante indubbiamente DPCM anche. dei problemi, nonostante il DPCM, nonostante il fatto che ci siano molteplici interruzioni, per esempio della statale Alemagna,
Per cui, insomma, la situazione è realmente difficile, complessa, e quindi sposiamo questo invito di, almeno in queste ore, in questi giorni, di restare a casa e quindi evitare di creare anche intralcio a quelli che sono i mezzi di soccorso. Grazie a Marco Caliandro di Prealpi Soccorso, ma grazie soprattutto anche a tutti i volontari che sono in prima linea dalle prime ore di questa notte, giusto? Ecco, ti ringrazio, sì, perché sono loro la vera forza di ogni associazione, le persone disponibili. Ieri era la giornata mondiale del volontariato, che oggi abbiamo, bontà nostra, celebrato, purtroppo non come avremmo voluto, insomma, Sul ecco. campo, sul campo. Sul campo, esatto. Grazie, a Prealpi Soccorso. Grazie a voi e buona prosecuzione di domenica. Andiamo avanti quindi col nostro racconto in questa domenica pomeriggio di emergenza per quanto riguarda il maltempo nella Marca Trevigiana. Come abbiamo sentito, tanti sono i fronti in cui sono al lavoro le squadre di soccorso, lo ricordiamo, Vigili del Fuoco, così come tutte le forze dell'ordine. Il sindaco prima ci diceva che nei vari comuni si è attivato il centro operativo comunale, quindi anche i tecnici comunali sono al lavoro. Ecco, volevo mostrarvi un'immagine molto eloquente della copertura del tetto della stazione ferroviaria di Nove. Ecco, vedete il tetto accartocciato. E a proposito sempre di immagini, tra qualche istante vedrete un'immagine, devo dire, molto, molto triste, che riguarda le grotte del Caglieron. Eccola qui, adesso magari cercheremo di mostrarvela meglio. Queste sono le grotte del Caglieron. Sotto vedete la forza dell'acqua e purtroppo quella che state vedendo è la passerella del percorso delle grotte del Caglieron. Giusto per capirci, questa era la situazione precedente. Mentre il maltempo di queste ore ha creato dei danni, la Proloco di Fregona, che gestisce il sito, ha già detto che ovviamente per ovvie ragioni per un tempo indefinito le grotte saranno chiuse e quindi questo ci dimostra come anche appunto a pochi passi da Vittorio Veneto la situazione non sia per nulla rosea. In questo frangente invece vi sto mostrando delle immagini di Cappella Maggiore, caricate nel profilo ufficiale del comune di Cappella Maggiore. Anche in questo caso abbiamo visto degli interventi, torrenti ingrossati, qualche allagamento. Vediamo anche ovviamente delle persone che stanno verificando. Abbiamo visto dei tronchi d'albero che ovviamente sono stati portati dalla furia del maltempo e quindi purtroppo questa è la situazione. Una situazione generalizzata nella Marca Trevigiana. Prima di andare a sentire il nostro meteorologo di fiducia Andrea Costantini, andrei comunque a mostrarvi alcune immagini proprio anche con il sonoro di un video che sta girando da questa mattina che è abbastanza eloquente. Siamo in località a Cisère. Quindi Fregona, Sonego, quella zona lì. È un video di una signora che racconta quello che sta vedendo davanti a lei e le immagini sono ancora una volta immagini in cui la forza dell'acqua la fa da padrona. Come si è svegliata stamattina a Cisère? Non si passa neanche per la strada. Qua la porta su mezza montagna sulla strada. Qua veramente una frana lei la via una, qua l'acqua porta zoo di tutto e di più, di tutto e di più. E dopo in su non lo so perché non si riesce a passare. E ora non so in su cosa che deve succedere. Però qua
Oddio, lassù, può lassù le. Non riesce ad andare, però lassù le cascate. La strada le cascava tutta lassù. Lassù è cascato tutto. Ecco, questo è come che si viene svegliato stamattina. Stamattina qua a Cisar si viene svegliato. Comunque qua è il finimondo. Beh, chissà chi riesce a vedere, perché sennò si è anche bloccati. Buona giornata. E questa era la situazione appunto a Cisera, Fregona, pochi passi comunque da Vittorio Veneto. Ora dovremmo essere pronti col collegamento con Andrea Costantini, il nostro meteorologo che andiamo a disturbare ogni qualvolta così accadono degli avvenimenti poco felici e poco piacevoli dalle nostre parti. Allora, Andrea, innanzitutto descrivici quello che è stato il fenomeno che ha interessato e che sta interessando la nostra zona in queste ore. Sì, certo, intanto buongiorno a tutti e grazie per questo spazio. Siamo in presenza di una situazione davvero eccezionale per il mese di dicembre, in quanto da venerdì sera un continuo flusso di scirocco, quindi vento caldo, che sale dall'Adriatico, sta impattando contro le nostre montagne, portando il limite della neve, che fino a qualche giorno fa era arrivato al limite della pianura, portandolo oltre 1500-1800 metri. Questo ha significato la fusione della neve accumulata più, diciamo, l'ingente precipitazione, che ora non ha avuto ancora una pausa da venerdì sera, quindi quasi 48 ore di piogge continue. Questo tipo di eventi normalmente accade a settembre, ottobre, a volte anche novembre. Che accada a dicembre con questa intensità e questa persistenza è assolutamente fuori scala, no, anche all'interno di un periodo comunque, diciamo, di cambiamento climatico che stiamo osservando. Quindi è comunque sproporzionato e probabilmente non si era mai visto così all'inizio di dicembre. Ecco, però insomma in questi giorni c'erano state delle avvisaglie, tu così mi avevi mandato un messaggino dicendo occhio nel fine settimana, poi c'erano stati anche i comunicati ufficiali, certo, dalla Protezione Civile, e quindi quello che si è delineato, appunto, ce l'hai appena detto, però questa notte c'è stato forse un momento, sì, più così intenso. Certo, questa notte tra le 2 e le 4 si è sviluppata una linea temporalesca che nulla aveva da invidiare a un evento prettamente estivo. Io non riuscivo a dormire, ma con me tanti altri eravamo svegli, e poi gli effetti di questa linea temporalesca che ci ha colpiti da sud verso nord, quindi si muoveva, diciamo, dal medio trevigiano verso le Prealpi, e nel suo movimento ha impattato delle zone comunque ristrette, proprio tipicamente come dei temporali, e esacerbando gli effetti di già giorni di precipitazioni su suoli già saturi. Quello che abbiamo visto, ecco, in alcune zone a Cordignano, come alcune zone appunto pedemontane, con lo straripamento del meschio di altri rii minori, tutti insieme intorno alle 3-4 di mattina. Quindi un evento, un temporale di caratteristiche e intensità e durata estive all'interno di giorni di perturbazione autunnale. Quindi diciamo un dito nella piaga che ha ulteriormente creato disagio, appunto, che abbiamo visto in queste ore anche nelle vostre immagini. Sì, purtroppo appunto abbiamo visto queste immagini, l'abbiamo ripetuto più volte, forse dobbiamo iniziare ad abituarci a dei periodi di quasi scarsa precipitazione o assenza di precipitazioni, ricordiamoci insomma le scorse settimane, e poi improvvisamente tutto si concentra in luoghi ben, sì, definiti, poche ore, pochi minuti talvolta, e questo fa sì che purtroppo poi la natura, diciamo, crei questi disagi, questi danni che abbiamo visto appunto per esempio a Cordignano, ma in tante zone anche del Bellunese, certo, e fortunatamente, diciamo, la zona di Vittorio Veneto sembra essere stata magari colpita in maniera un po' meno sferzante.
Però, insomma, dobbiamo abituarci a questo tipo di fenomeni perché, insomma, qualche mese fa, eravamo di nuovo in collegamento con te, era la fine di agosto, se non sbaglio, e, Sì, insomma, più o esatto. meno, i discorsi erano gli stessi. Esatto Federico, questi eventi, seppur diversi nel loro manifestarsi, ma manifestano un'intensità, appunto come dicevi tu, una durata nel tempo limitata, ma effetti spropositati, cioè le precipitazioni di queste ore che appunto continuano a cadere anche, continueranno anche nei prossimi giorni, lunedì, martedì e mercoledì, sebbene con intensità molto minore, però fanno parte di un estremismo che il nostro territorio non conosce o comunque che era molto più raro. E invece adesso pensiamo appunto alla perturbazione di fine agosto, quel weekend con danni ingentissimi anche per il vento, ecco che tende a ripresentarsi con una frequenza sempre maggiore. Di conseguenza, sì, questo è un altro esempio pratico di come l'energia che aumenta, il mare è sempre più caldo, il Mediterraneo, da cui trae origine tutta l'umidità e la precipitazione di queste ore, chiaramente più è caldo, più energia contiene, più energia poi si trasforma in precipitazioni, in vento e poi anche negli effetti sulle nostre attività, sulla vita dell'uomo. Quindi, senz'altro, questo è un altro ennesimo segnale che il cambiamento climatico agisce ed è qui e non è qualcosa che verrà tra 15-20 anni, magari, ecco, da un'altra parte del mondo. L'abbiamo anche qui in casa e questo purtroppo lo dimostra. Certamente, ti chiedo da qui alle prossime ore che cosa dobbiamo attenderci? L'allerta è stata estesa, è stata Sì. prorogata fino alla serata di lunedì 7 dicembre. Da qui alle Esatto. prossime ore le previsioni che cosa lasciano presagire? Allora, nella seconda parte di domenica, appunto, la fine del pomeriggio sera, avverrà l'ingresso dell'aria fredda in quota. Quindi quest'aria fredda che nei giorni scorsi era scesa sulla Spagna, l'Algeria e quindi aveva richiamato lo scirocco come risposta sull'Adriatico, entrerà a pieno titolo. Quindi da un lato farà cessare lo scirocco, quindi le temperature scenderanno e sono già in calo adesso in montagna, così come anche la quota neve. Questo aiuta a ridurre gli accumuli liquidi sui suoli già saturi. Quindi attendiamoci ancora precipitazioni intense, anche temporalesche nelle prossime ore, quindi domenica pomeriggio sera, perché l'aria fredda entra e scalza quella più mite sciroccale, però attendiamoci anche poi una diminuzione delle precipitazioni come intensità e anche con delle pause che avremo appunto specie lunedì in giornata. Però l'aria sarà più fredda, quindi la neve scenderà di quota, quindi tornerà anche fino agli 800-1000 metri e tra martedì e mercoledì torneranno precipitazioni abbondanti, diciamo proprio con un clima di tipo invernale. Quindi fino a mercoledì, giovedì, il tempo continuerà a essere perturbato, però speriamo, ecco, con intensità e soprattutto effetti decisamente molto minori. Però i suoli sono già saturi, quindi l'attenzione è comunque elevata fino alla cessazione dei fenomeni a metà settimana. Quindi bisogna mantenere alta l'attenzione e so che a voi meteorologi non si chiede la previsione sul lungo periodo, però insomma le prossime settimane che cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime settimane? Diciamo che questo evento perturbato si è inserito all'interno di, diciamo, è stato preceduto da 6 settimane di secco quasi totale novembre, che è totalmente anomalo per il periodo, e sembra invece che si sia aperta la porta atlantica, quindi questi flussi umidi, miti tutto sommato, perché sono 13 gradi, ecco, tipicamente autunnali, sembrano poter, diciamo, persistere anche più avanti a dicembre. Non ci sono ad oggi, ma poi verrò smentito chiaramente dalla prossima previsione meteo, ecco, ovviamente di questa sera, ecco, non ci sono ad oggi segnali di irruzioni di aria fredda che sono quelle che invece ci dovremmo aspettare per il mese di dicembre. Quindi la tendenza è a mantenimento di un clima mite sopra media, tendenzialmente anche piovoso. Quindi questa è la tendenza che vediamo da qui a 10-15 giorni, però magari verrò anche smentito, chi lo sa. Beh, allora noi vediamo di aggiornarci magari. Tra l'altro, avevamo già in Senz'altro. previsione di sentirci in settimana per un'altra iniziativa che ti coinvolge e coinvolge il nostro amato Consiglio. Sì. Non sveliamo altro, ma insomma ci sentiremo. Ok. Intanto, Andrea, ti abbiamo disturbato in questa giornata festiva, ma per dare ai nostri telespettatori alcune informazioni, soprattutto in vista delle prossime ore, alla luce di quanto è accaduto proprio nella notte e in questi 2 giorni che hanno visto questa pioggia molto intensa. Il consiglio comunque da dare ai telespettatori è quello di stare dentro casa, diciamo, Assolutamente. e non
andare a mettersi in pericolo. Grazie Andrea. Grazie a te Federico, e a questo punto occhi al cielo e speriamo che insomma gli effetti siano finiti qui, insomma ci speriamo tutti. Grazie mille. Grazie. Ottimo. E ci avviamo quindi alla conclusione di questa nostra edizione straordinaria dedicata al maltempo in questa domenica 6 dicembre. Lo ricordiamo, la situazione più drammatica si è verificata alle 4 di questa notte a Cordignano, con il centro cittadino invaso dall'acqua. Il fiume Meschio è uscito dagli argini, ha rotto un argine e ha provocato allagamenti, devastazione all'interno di molte case, appunto, dei cittadini di Cordignano. Ricordiamo anche che però anche nella zona nord di Vittorio Veneto ci sono stati dei problemi. Innanzitutto i corsi d'acqua ingrossati, il fiume Meschio ingrossato, lo abbiamo visto e lo stiamo vedendo anche in queste immagini che abbiamo raccolto prendendole un po' qua e là dai vari canali social che parlano anche della città di Vittorio Veneto. Quindi questa è la situazione del fiume Meschio. Ci sono stati alcuni alberi abbattuti in città, questo emblematico nel sentiero che porta al santuario di Sant'Augusta, ma ancora la frana che ha interessato e sta interessando la statale 51 di Alemagna in Valle Pisina, una frana di ingenti dimensioni. Questa quindi la situazione. Se dovessero esserci ulteriori sviluppi, ci auguriamo di no, ovviamente noi saremo pronti ad aprire altre finestre informative, sempre in contatto anche con il sindaco di Vittorio Veneto per darvi le informazioni qualora ne avvertissimo la necessità. Grazie a tutti voi per averci seguito, buon proseguimento con la nostra programmazione.